Tu vuoi fare figli? Sì! No, quante volte ti è successo? Sono le 5 del pomeriggio, sei in bagno a sniffare antidolorifico per la testa e ti viene voglia di avere un figlio che ti rovini la giornata perché devi accompagnarlo a nuoto. Ma accidenti, per poterne stampare uno avrai bisogno di un altro essere umano. Basta sprecare tempo ed energie a cercare un partner, impiccarsi per attrarlo e sudare nell'atto di fecondazione. Da oggi abbiamo la soluzione per te. Riproduzione asessuale! Metodo semplice e veloce per cagare figli come caccole ad ogni starnuto, senza il bisogno di due genitori. Ma basta provare a convincerti, sentiamo chi l'ha già provata. Sto alla grande. I rotiferi sono enormi invertebrati che possono raggiungere anche la lunghezza di 2 millimetri e vivono nelle pozze d'acqua. Se la passano alla grande. Le femmine di rotiferi fanno uova da cui escono solo altre femmine e stanno benissimo. Ma dai, saranno un'eccezione! Tutti i creaturi che conosco hanno maschietti e femminucce, famiglia tradizionale, il resto è contro natura. E poi chi glielo spiega? Mia zia! Fanculo! Questa roba della riproduzione asessuale è ovunque. Batteri, piante, animali hanno tutti modi assurdi di farla. Esistono talmente tanti modi di generare problemi che ognuno ha un nome diverso. Strobilazione, apomissia, frammentazione, gemmazione, scissione, partenogenesi. Fra i nostri parenti, vari vertebrati sono o possono essere partenogenetici, tipo i tacchini, che possono a volte nascere anche da uova non fecondate. Pure alcune specie di lucertole vivono così, tutte femmine da cui escono solo altre femmine. Sta cosa, se ci pensi, accresce meglio la demografia della popolazione, dato che se alcuni di questi fossero maschi, ci sarebbero meno individui a sfornare gente. Quindi i maschi sono inutili! No! Io non servo! E allora perché the fuck esistono i maschi? Perché la riproduzione sessuale non è stata scartata dalla selezione naturale, se sconveniente. Senza quella c'è più gente, che nasce più frequentemente ed è uguale al genitore, che se è arrivato a riprodursi vuol dire che era adatto a quell'ambiente e ce l'ha fatta. No? È qui il problema. Il figlio, o meglio la figlia, è uguale alla madre. È un clone. Sarà bene finché l'ambiente rimane lo stesso, ma quando cambia, che succe? O sai già, è fucked. Per questo la diversità è così importante. Mo te spiego. Le popolazioni di organismi troppo uguali fra loro sono più facili da estinguere. Un cambiamento climatico, o un nuovo predatore, o una nuova malattia. Se riesce ad ammazzarne uno, li ammazza tutti, perché hanno tutti le stesse debolezze. Basta che ce n'è uno un pochino diverso che resiste al nuovo clima, o si nasconde meglio dal predatore, o resiste alla malattia, ed ecco che può tramandare i suoi geni diversi per rendere più cazzuta la generazione futura. Pensa che vantaggio essere tutti diversi. Anche gli esseri umani sono così, sono fighissimi, è difficile ammazzarli tutti. Però, una volta che sopravvivono gli individui diversi, fighi, belli e dannati, come fanno a diffondere i loro geni nella popolazione in modo che diventi una superpopolazione? Diciamo, una palla. Prendiamo una popolazione de palle. A una spunta una mutazione. Boh, occhi, che culo. A un'altra le pinne, nice. A un'altra le spine. Ok, abbiamo 3 mutanti, ognuno con una mutazione che può essere d'aiuto nella sopravvivenza. Uno vede il predatore, il cibo e i simili, uno nuota meglio e l'altro si difende meglio. E se io voglio arrivare a un discendente che ha tutti e 3 i caratteri insieme? Proviamo le 2 strade, riproduzione asessuale e riproduzione sessuale. Con quella asessuale, c'è un cazzo da fa. Questi non possono incrociarsi e non possono mischiare i loro caratteri. Tramanderanno alle generazioni future i loro caratteri separatamente. Magari uno si estingue pure. Ouch, persa per sempre la possibilità di grattare la schiena agli amici. Per avere il super individuo, dobbiamo aspettare che il caso faccia avvenire tutte e 3 le mutazioni allo sculato di turno. Ora invece proviamo con la riproduzione Ah, già fatto. Bastava incrociarne 2 una volta e il loro figlio con l'altro. È a questo che serve, è per questo che è vantaggiosa. Le mutazioni favorevoli hanno molta più possibilità di incontrarsi e migliorare velocemente la capacità di una popolazione di adattarsi all'ambiente. E infatti non ti ho detto proprio tutto prima. Con le mie capacità di inganno, ti ho nascosto che ai maschi dei rotiferi viene concesso di nascere, in periodi precisi, principalmente per il gusto di fargli pagare l'affitto della pozza e vedere le loro facce prosciugate da una vita inutile, ma anche per un altro motivo. Farcire! Quando l'ambiente rimane stabile, tanto vale riprodursi in fretta e non dover cercare un partner è un deus ex machina pazzesco. Poi però, quando l'ambiente comincia a diventare più instabile e più scomodino, nascono maschi che, incrociandosi con le femmine, permettono di rimescolare un po' il minestrone dei caratteri per avere individui veramente nuovi per la generazione successiva. La riproduzione salsiccia ciambella è stata mantenuta proprio per fare in modo che si possano mantenere tutti diversi e possano resistere ai cambiamenti.
Mai mangiare yogurt prima di registrare. E quindi sì, ora posso dire di avere diritto di esistere. La mia virilità è ormai chiaramente legittimata dalla scienza. Il mondo è un posto migliore grazie ai maschi e niente potrà... Scusa...